credete in Gesù, figlio mio? Dove andrà la tua anima dopo questa vita terrena? Vi siete mai domandati dove andrà la tua anima quando uscirà dal corpo? Quando il Dio ti chiamerà in giudizio, dove andrà la tua anima? È inutile che mi dici, guarda, io non ho mai fatto male a nessuno, io sono bravo. Non è vero, tutti sono peccatori. In questa terra tutti abbiamo fatto degli errori, dei peccati, delle cose sbagliate. Ecco perché tutti, piccoli e grandi, bianchi o neri, ricchi o poveri, uomini del sud o del nord, abbiamo bisogno di Gesù. Alleluia, è la verità. È inutile che mi dici, no, io non faccio male a nessuno, io lavoro tutto il giorno, io sono bravo, io vado a scuola, io sono di qua. No, tu hai bisogno di Gesù, perché anche se sei bravo secondo te, ma se non hai Gesù vai all'inferno. Che Dio possa liberarti, alleluia, che Dio abbia pietà di te, perché solo Gesù salva. Alleluia. Oh carissimi, gloria a Dio. Chi ha il figlio di Dio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. E sapete che il figlio di Dio ha un solo nome. Qual è il nome del figlio di Dio? Qual è? È Gesù, Gesù. Non è Santa Rita, Santo Pietro, Santa Agata. Basta con queste cose qui che non salvano. Non è Padre Pio, non è San Giovanni, San di qua, San di là, ma è Cristo il Signore. Alleluia, il Figlio di Dio, al suo nome gloria. E lo vogliamo gridare come una voce che grida nel deserto. Alleluia, perché siamo nei tempi della fine, siamo vicini ai giorni dell'Apocalisse. Cercate il Signore, ve lo diciamo con amore, anche se a volte gridiamo, ma io grido, non sono arrabbiato, grido perché sento la forza del Signore. Oh, alleluia! Prima ero un pazzo, io gridavo allo stadio, gridavo in discoteca, ma Cristo mi ha liberato dai legami del diavolo, dove io ero incatenato ai vizi, whisky, alcol, bestemmiavo, rubavo, vivevo là sopra nel nord, ma ero un'anima persa. Ma oggi sono qui a parlare di Gesù, dell'Evangelo, della grazia, alleluia, e della misericordia del Signore nostro, che ha dato suo figlio, alleluia, per salvare i peccatori.